5 gennaio torna al Palazzetto dello Sport di San Lazzaro il quadrangolare di beneficenza del Volley della Befana, organizzato dall'associazione Noi Insieme, in collaborazione con Avis, Vespa Club, la Proloco e con il patrocinio del Comune di Fano. Un momento dedicato a grandi e piccoli, con spettacoli, divertimento, sport e sorprese. La novità è che l'associazione beneficiaria quest'anno è la Simitu e avremo l'ospite, una special guest, Moreno, il nostro rapper, campione di nazionale freestyle, vincitore della 12ª edizione del Amici. Perciò abbiamo questo personaggio che lieterà anche con la sua presenza alla serata. Durante le partite ci sarà modo per i bambini di divertirsi, l'animazione del Baby Party Topolino e le tante befane amiche del Vespa Club, ormai della nostra organizzazione, che mi aiutano da anni e consegneranno le calze della Befana a tutti i bambini presenti, senza escludere nessuno, e di questo ne siamo felici, grazie anche poi al contributo del Conrad San Lazzaro. E divertimento a 360 gradi, ci sarà l'esibizione anche della Vaganova Danza, dell'Olimpia Cucurano di Ginnastica, divertimento veramente, veramente per tutti, per tutte le famiglie e per tutte le età. A partire dalle ore 20:30 si terrà una vera e propria sfida sportiva che vedrà giocare in campo per la prima volta i medici e i dottori dell'AST, poi i giornalisti insieme ad Avis, i politici e i parroci, con la presenza quest'anno anche del vescovo Andreozzi. Obiettivo della serata è la raccolta di fondi per l'associazione Simitu Marche, attiva nella tutela dei diritti dei pazienti affetti da lesioni cutanee di difficile guarigione. L'associazione si occupa di far sì che questa problematica venga conosciuta e venga recepita a livello anche amministrativo e sociale. I pazienti devono essere tutelati, devono avere a disposizione il materiale che serve per essere medicati e dei percorsi diagnostico-terapeutici efficaci. Cerchiamo di sottolineare anche l'importanza della prevenzione, quindi l'importanza della nutrizione, l'importanza del movimento, l'importanza di avere dei caregiver formati anche all'interno delle famiglie. Cerchiamo di fare formazione, cerchiamo di creare degli eventi anche destinati ai pazienti, in modo tale che diventino più responsabili del proprio percorso di cura. Venerdì 5 gennaio dalle 20:30 in poi al Palazzetto dello Sport vi aspettiamo. Più siete, più ci divertiremo.